bella ragazzi e benvenuti a un nuovo vlog. Here we go. Allora raga, domenica ho visto Sniper Laila, non so se la conoscete, che ha fatto una challenge in un suo vlog in cui beveva Coca-Cola e latte. E ora vi mostrerò cosa accade quando si uniscono Coca-Cola e latte. E passa un po' di tempo, quindi alla fine del video vi farò vedere il risultato. Latte. Andiamo a chiudere. Ok, perfetto. Appare la bottiglia ora, il colore è un po' strano. Ok, e ora la andiamo a mettere da parte e ve la farò vedere a fine del video. Così Laila capirai ciò che hai bevuto. In queste due settimane sono stato a fare il pubblico Italian Ghost Talent, che andrà in onda a marzo, quindi mi vedrete perché stavo in prima fila. Ma raga, vi faccio vedere un video bellissimo, già a San Pietro, ho conosciuto un ragazzo, si chiama Carramba, davvero troppo simpatico. Ecco il video. Questo è il mio amico, prendi io, vai. È il mio amico, raga. Carramba si chiama e lui lavora qua a San Pietro. Oh, e... falla vedere San Pietro, falla vedere. Guarda che bella Basile c'è qua a Roma. E... ragazzi, è San Pietro posto, Grande. Ragazzi, ciao. Iscrivetevi al mio canale. Se volete, perché è una cosa bella. Lui è un bravo ragazzo, è simpatico, eh. Ragazzi, non dimenticate. Qua a San Pietro c'è sta Carramba che è meglio guida turisti di tutti, eh. Ragazzi, con tutto il piacere. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sì. Poi, sempre quando siamo andati lì, Italian Ghost Talent, ho trovato una scacchiera gigante. Ho detto, perché non farci una partita a scacchi? E mo me la mando qui un po' veloce e logicamente ho vinto. Raga, questa è la partita a scacchi. Una cosa che veramente mi dispiace è questa domenica doveva esserci il Parco Splay ad Ostia, ma è stato annullato a Civigna e verrà ripetuto il 30 novembre, sempre al Parco dello Stagno a Ostia. E prima del prossimo Parco Splay ci sarà il Wondergate a Ostia il 22 e il 23 novembre. Io vi aspetto lì, ragazzi, spero di vedervi. E il prossimo Wondergate ancora sarà l'8 dicembre e sarà un Wondergate stile natalizio, quindi una cosa da non perdere. E questa è la mia maschera, così saprete chi sono. E sono God di Anarchia il giorno del giudizio. Vi parlerò di ciò che ho comprato queste due settimane. Allora, io partirei da questo sacchetto, che è la cosa più bella che io abbia mai comprato. In quanto io adoro fare video di skate e se conoscete i video di skate sapete che il fisheye è una delle cose più stilose dei video di skate. Bene, ho comprato un fisheye per il cellulare, che è questa molletta che si adatta a questo obiettivo, che è il fisheye. Non so se riuscite a vedere. Ok, questo è il fisheye. E poi nella stessa scatola ho trovato, guardate un po', ho trovato un macro e un wide. Questo è il wide per farvi capire quanto allarga l'immagine. Ecco. Questo è l'effetto wide. E tutto questo, sacchetto compreso, pensa, lo pagate solo 6 euro su eBay. E logicamente vi lascerò il link qui sotto, perché spero che tutti quanti vogliate comprare un fisheye, perché è una cosa bella. Poi, altre cose che ho comprato questa settimana, ho comprato questa foderina proprio ieri, che praticamente è una foderina che mi sono fatto personalizzare io, non so se riuscite a vederla senza riflessi,
Questa è un disegno fatto da Yeya, una vita da cartoon che l'ha fatto per la mia pagina, per la pagina Facebook che gestisco, Caparezza Fan Club Roma. E qua, diciamo, c'è un Caparezza, appunto, disegnato da lei. E andate a vederla, vi lascio il link qua sotto della pagina Facebook perché è troppo forte. Io l'ho conosciuta a Romix, è davvero una bomba. Poi, altre cose che ho comprato stasera, un nuovo profumo Wood, non so se di Squared, un po' trasparente, quindi ciao, sono attraverso il profumo. E devo dire che è veramente buono il suo profumo, a me piace, è un po' serio, non è? Io di solito uso One Million, però One Million è troppo... Capito? E poi un'altra cosa ho comprato, ragazzi, non ve le faccio vedere perché stanno lontanissimo. Ma non so se avete presente quelle scarpe che hanno le solette in memory phone, come la tecnologia dei cuscini. E beh, devo dire, raga, quelle lì sono la cosa più bella e libidinosa del mondo, perché non ti faranno mai male i piedi. Quindi, non so, ve le consiglio. Se state tanto tempo in piedi, se girate per fiere o, non so, come me state spesso in piedi per andare in giro, ve le consiglio. Certo, se poi andate a scheda, non usate quelle perché le buttate. Ah, cazzo, non mi stavo a parlare della cosa più importante. Ieri sono andato dal dietologo e qua ci vorrebbe un ruolo di tamburi. E ho perso 4,3 kg, ragazzi. Un tanto di foglio dimostrativo. Ho perso 4,3 kg. Di cui questi 4,3 kg tutti di grasso, cioè quindi sono dimagrito realmente. E sono davvero contento, raga, di questa cosa. E mo da questa seduta andrò ogni settimana dal dietologo, quindi farò un vlog ogni settimana per aggiornarvi sul mio peso. E quindi vi devo annunciare che sono arrivato al peso di 117 kg, che sono un sacco, ma perdere 4,3 kg in 2 settimane è una cosa che a me va benissimo. Quindi, raga, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale se non lo siete già. Tante buone cose, un saluto a casa, sempre forti, vi voglio bene, raga. E grazie di aver perso sti mille minuti a presso sto deficiente. Bella, raga. Oh, raga, quasi mi dimenticavo. Questo è il risultato di Coca-Cola e latte, non so se potete ben vedere. Questa cosa viscosa che si crea all'interno. Raga, mo aspetto un altro po' e vi faccio vedere il risultato proprio finale. Ragazzi, questo è l'effetto di Coca-Cola e latte. Un ammasso di roba schifosa depositata sul fondo della bottiglia. Questo, ragazzi, è l'effetto di Coca-Cola e latte. Quindi non so quanto conviene berlo. Buon Coca-Cola e latte a tutti, dai. Iscriviti al canale. How much? Una cifra. Grande. Fai un saluto. Senza... Ciao. Bye bye. Perché mi do le botte sulle... Se il video che vi... Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace qua sotto. Iscrivetevi al canale. E perché mi do le pizze? Allora. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace qua sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace qua sotto. Salutatemi tutta. Un saluto a casa.